Le feste sono finite, ma hanno lasciato un regalino indesiderato? Sì, i pandori e i panettoni avanzati che ci tentano con le loro calorie. Sicuramente, e anche un intestino sottosopra. Come naturopata, ogni anno a gennaio ricevo i messaggi disperati di tante amiche e amici. Non solo per la linea, ma anche perché l'intestino è bloccato, pieno d'aria, scorie, tossine, gonfiore. Per fortuna ci aiuta la dieta antinfiammatoria. Riporta la flora batterica intestinale al suo stato di equilibrio naturale. E secondo le ricerche, la salute del microbiota condiziona quella di tutto l'organismo e anche dell'umore. Il link allo studio è interessantissimo in descrizione. Ecco 5 consigli per seguire la dieta antinfiammatoria a casa senza stravolgere troppo le abitudini alimentari. 1. Meno zuccheri. Lo zucchero bianco è dannoso per tutto l'organismo e per l'intestino in particolare. Acidifica l'ambiente intestinale e alimenta batteri cattivi e funghi, micosi. 2. Più cereali alternativi. Quinoa, sorgo, grano saraceno, amaranto, a cui aggiungere anche semi e frutta a guscio. Sono tutti alimenti ricchi di fibre, vitamine, minerali, carboidrati, proteine e acidi grassi. 3. Verdure a foglia verde. Sono amiche dei batteri intestinali buoni e riducono l'infiammazione grazie alla clorofilla. Potete fare uno smoothie seguendo questa ricetta. 4. Grassi buoni. Gli omega 3 sono grassi amici dell'intestino e della salute. Si trova in avocado, frutta a guscio, semi di lino, semi di chia e oli vegetali. 5. Spezie antinfiammatorie. Sono il metodo più facile e veloce per assumere antiossidanti e principi attivi benefici proprio durante i pasti. Consigliatissimi curcuma, zenzero e chiodi di garofano. Facile, vero? Con la dieta antinfiammatoria basta poco per ridurre l'infiammazione e aiutare l'intestino a regolarizzarsi. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano, naturalmente. Ciao!